Abbiamo realizzato una serie di fotografie qualche anno fa sulla Valle Scrivia e la Val Polcevera e queste foto sono in mostra in questa manifestazione. Abbiamo fatto un volo di diverse ore per andare a cogliere le luci e le atmosfere giuste di queste vallate. Si parla troppo spesso in Liguria della Riviera, dei paesi più celebrati, Portofino e tutti gli altri. Direi che però l'entroterra offre degli spunti meravigliosi, sia fotografici, sia anche da vivere di persona. Questo volo è stato coordinato da Paola Alpa del comune di Campomorone, che è stata la preziosa guida per andare a scovare i posti più belli. Presento invece il mio amico Massimo Barattini, un eccellente fotografo naturalista e che ha realizzato queste immagini molto toccanti del crollo del ponte. Massimo fa parte di una schiera di persone che sono state un po' nell'ombra in tutta questa tragedia. Ci sono stati ringraziamenti meritatissimi verso vigili del fuoco, forze dell'ordine in genere, ma io vorrei ricordare che c'è stato squadre di persone che hanno lavorato giorno e notte per cercare di ridurre i disagi a noi tutti cittadini. Basti pensare che internet è mancato solo per un'ora a San Pier d'Arena. Quindi lui fa parte di quelle persone che curano i servizi e ha lavorato giorno e notte per renderci meno disagevole questa situazione. La parola a lui. Grazie, e, appunto, io sono Massimo Barattini e sono entrato praticamente nella zona rossa per lavoro, come diceva giustamente Roberto, e abbiamo cercato proprio con la squadra, non solamente io, anzi la squadra di tecnici, eccetera, di riuscire a dare meno disagio. Disagio c'è stato, ma un disagio, una disgrazia, e abbiamo cercato comunque di limitare. E lavorando, diciamo, tutti insieme. E niente, le fotografie sono state realizzate grazie anche comunque ai vigili del fuoco, perché quando sono entrato dentro la zona rossa io avevo la macchina fotografica per poter documentare anche la parte lavorativa e quindi ho chiesto ai vigili se potevo comunque fare una serie di scatti e mi hanno dato il permesso. Quindi è stato difficile per me riuscire a mettere occhio all'obiettivo, perché era una situazione veramente particolare, una situazione toccante, una situazione che mi ha dato, diciamo, un po' di fastidio, però ho voluto comunque in ogni caso dare una testimonianza che potrebbe comunque servire insieme a quella delle altre fotografie per un domani, per i posteri, diciamo.